Grande attesa per la serata conclusiva della 19ª edizione del Premio Roma, che anche quest'anno si svolge presso l'Università Sapienza. L'aula magna è gremita di persone che aspettano di conoscere i nomi dei vincitori. Il libro racconta l'esilio di Ugo Foscolo a Londra all'inizio dell'Ottocento, quindi con tutte le traversie e i problemi che sono capitati a questo grande poeta, che poi è anche morto a Londra. Il libro si chiama Il caos italiano, un libro che ricostruisce nella storia perché siamo arrivati a questo caos attuale. Siamo un paese che ama più dividersi che unirsi. È stata l'edizione migliore sia come quantità che come qualità, perché non è facile portare in una stessa serata persone di questo livello culturale, politico, sociale e istituzionale. Quest'anno purtroppo c'era la prima edizione, diciamo, del premio Irme Feroce Milesi in ricordo di mia moglie, e quindi mi ha particolarmente emozionato. È un premio in ricordo di una persona unica. Io non ho avuto il privilegio di conoscerla, ma chi l'ha conosciuta me la riferisce come una persona davvero molto particolare, con un grande carisma, una grande energia, quindi è quello che ci vuole per affrontare la vita. Gli imprenditori, bene o male, investono tutti nel loro territorio perché vogliono abitare dove sono nati di solito, quindi il loro mestiere già lo fanno, no? Adesso vediamo se lo fanno gli altri. Sono orgoglioso di averlo vinto. Io sono un chimico, uno strano tipo di chimico che lavora con i computer e che cerca di raccontare la storia delle molecole attraverso i computer. Io sono onorato di questo premio anche perché, diciamo, attraverso me in realtà si sta premiando l'Italia, cioè le bellezze del nostro paese, la cultura del nostro paese e generazioni e generazioni di persone che in tutta umiltà, con grande lavoro, sono riusciti a fare delle opere che il mondo ci invidia. Il premio per il 70° anniversario della nascita della Costituzione della Repubblica Italiana è andato a Giuliano Amato, il premio Roma a Bruxelles a Franck Arrué, attuale ambasciatore del Belgio in Italia, Nicola Gratteri ha ricevuto il premio per la lotta alla criminalità organizzata e Andrea Riccardi quello per il 50° anniversario della Fondazione della Comunità di Sant'Egidio. Un'altra bellissima pagina del premio è stata scritta con una serata che resterà scolpita nella memoria per il carico di emozioni e i grandi nomi. Da Roma per Canale 10, Francesca Del Mastro.